maschile presente a Vicari, vai! Non è che non sono di Vicari, volevano esaltare la presenza di Vicari, far capire che Vicari è un paese pieno di energia e vivo. A questo punto non è che fossi tu a chiedere l'urlo e l'applauso delle donne. Ragazze, mi raccomando, non mi facete fare malafiona. Io chiedo un applauso di tutte le ragazze presenti qui oggi a Vicari. Hai visto? Pure il mascolo applaudisce. Questo qui mi fa piacere, ma conferma un dato di fatto che comunque le ragazze sono sempre una spanna in avanti, le donne in generale rispetto agli uomini. Però bisogna dire che noi, siccome abbiamo purtroppo un neurone solo, io faccio parte di questa categoria, abbiamo sempre bisogno delle cose specificate. Per cui se io... Non abbiamo la scheda, però tipo mi posso aiutare con le facce. Lui è Josephine Ignati e arriva da Vicari. Voglio il primo applauso. Leggero piano. Una cosa che vorrei sottolineare, cari amici, perché è bello, c'è la goliardia, la festa, però non bisogna mai dimenticare che i cavalli possono essere movimentati, a volte imprevedibili, quindi rispettare le norme di sicurezza fin dalla giovane età con l'utilizzo del cap è importantissimo. Quindi faccio i complimenti a questo giovane cavaliere che da subito ha ben sposato le regole e la disciplina che l'equitazione impone. Se questo signore ci aiuta a dire da dove arrivate magari, poi... Vabbè, ho capito Vincenzo, il signor Vincenzo, io vi prometto che appena scendete... Non nella Spagna, come noi pensiamo, bensì in Italia, precisamente alla corte napoletana, dove... Ci hanno fregato questa cosa certo a noi. Federico Grisone iniziò così a inventare questo addestramento nei confronti dei cavalli, una disciplina che migliora e ancora di più esalta il lavoro in piano e consente di eseguire delle aree cosiddette aree alte o aree basse che poi costituiscono l'ensemble delle figure di alta scuola. Arrivano cavalieri da Mazzoli. Esatto. Intanto, dato che li presenteremo poi, la cosa bella da guardare è soprattutto la bellezza dei soggetti. I cavalli sono in grado di trasportarci sempre con un piano addestramento, mostrarsi eleganti, dolci e capaci di disegnare, io dico sempre, delle poesie con le loro volenze. È un qualcosa di particolare che nessuna delle parole che io ho potuto da Dio che li ha arricchiti con una missione importante, una missione che più di 7000 anni fa ha portato ad un arricchimento personale, lavorativo, sociale e vitale. Un essere vitale chiamato essere umano, perché da ben 7000 anni uomo e cavallo affrontano un viaggio insieme che piano piano si è sempre di più evoluto, nonostante l'arrivo delle macchine, così come un grande cultore dell'equitazione, il tale Giorgio Caponetti, che coloro che navigano da anni in questo campo conoscono, scrisse in un libro chiamato Quando l'equitazione uccise morta, non è mai, quando l'automobile, chiedo scusa, uccise la cavalleria, l'equitazione non è mai morta, bensì ha saputo evolversi nell'equitrekking, nelle discipline sportive e soprattutto nell'ipoterapia, per la quale vorrei spendere delle parole, per la terapia assistita in generale con gli animali, in particolare con gli equidi, perché grazie alla presenza dei cavalli, proprio l'ultimo, due giorni fa, vengo da Nicolosi dove c'è stato un evento, due giorni fa ho avuto modo di vedere una mini gara di endurance fatta da disabili, quindi da diversamente abili, con delle problematiche che si sono mai capire dentro questa nostra testuggine, che non esistono barriere, che non esistono limiti. Per Bebe Vio, che è stata una delle vincitrici delle medaglie alle Paralimpiadi, ha detto: se è impossibile allora si può fare. E questo è il messaggio che noi dobbiamo mandare per ogni tipo di limite, per ogni tipo di problema e di vincolo. Se è impossibile uscire dal virus, diciamo che sì. E i veri siciliani e le vere siciliane sanno che questa terra ha un bagaglio culturale unico al mondo e i cavalli, cara vita, sono i portatori di questo viaggio culturale, perché per esempio il cavallo San Fratello Soldo con... Avete un bellissimo esemplare. Esatto, con le radici, poi la presenza anche del cavallo siciliano da sella, indigeno, perché è una razza che a breve otterrà il riconoscimento con la razza, che è stato con Franco Russo, e poi i cavalli spagnoli,
che risentono di un miscuglio di sangue che arriva dalla lontana Africa. Noi abbiamo subito per esempio le dominazioni sia da parte dell'est, dei saraceni, degli arabi, e lì tante genie, il cavallo arabo, il cavallo berbero che arriva dall'Africa, ha dato un tocco di sangue. E l'Europa erano unite, insanguando e fornendo nel corso dei secoli un codice genetico che ha saputo evolversi fino a mostrarci degli esemplari come quelli che state vedendo, e poi la nostra Sicilia con il San Fratellano, col puro sangue delle razze asinine, del Pantesco, dell'asino del Ferrante, l'asino di Pantelleria. Che c'è? Costituisce un grande. Scusa, da dove? Non abbiamo la scheda. Li presenteremo dopo, perché non vorremmo togliere ad ognuno il merito citando qualcuno che abbiamo. Voglio fare sempre più mia, e che piano piano vorrei che ogni cavaliere, che ogni amazzone, che ogni semplice siciliano cerchi di imparare, perché questo fa parte del vostro DNA. La Sicilia è chiamata la terra dei cavalli. Infatti, dico, la Sicilia è terra dei cavalli. Questo cavaliere, sai da dove arriva? Questo è Ken Catalano. Chi conosco li presenta. Arriva dall'Ercara. Ercara Fritti, un'altra bellissima città. Ken Catalano. Arriva dall'Ercara Fritti. Eccolo qui. Eccolo qui. Che si presenta e vi saluta. Hai visto che sei bravo. Che alla fine quando tu sai andare a cavallo, io per esempio io assolutamente no, io neanche, io sto imparando piano piano appunto perché voglio far capire l'equitazione. Ah, io ti dico che ho in famiglia cavalli, devo essere sincera, uno dei miei fratelli è molto amante dei cavalli, coraggio, ecco, loro sono bravi, infatti saranno qui. E io ti dico che anche qua, e saremo qui, faremo una foto a rete insieme, Confusione, anzi no, io dico o un San Fratellano, o un siciliano, o un orientale, va bene? Un orientale, da dove arrivano questi ragazzi? Vedo un ragazzo! Ah, l'Ercara! L'Ercara! I signori dell'Ercara! E qui c'è la presenza di soggetti... Scuderia Corneli! Che provengono dalla Frisia, soggetti di razza frisona. Penso un po', Catalina, penso. Quello che si chiama Cars. Tarso. Cars. E l'altro non mi ricordo, Gil. Ok, Gil. Mi ricordo delle sfilate passate. Allora, proviamo che intanto, quando vediamo che i cavalli già sono abituati alla presenza del pubblico, facciamo un leggero applauso, perché quelli dietro, quelli avanti, potrebbero... Loro sono sempre stati presenti alle nostre sfilate, quindi ricordiamo... Addirittura portano anche un piccolo spettacolo con gli asinelli. Ah. Loro hanno una bellissima scuderia alle Carafriti, i fratelli Guarneri, che ringraziamo sempre di essere qui presenti. Esatto. Grazie. Oggi come vediamo degli amazzoni. Salutiamo anche gli amazzoni che erano arrivate. Vediamo le arrivate da Termini Imerese. Guarda, ma dicevo che io conosco, però aspetta, fermatevi un attimo. Cavalli. Che appartiene? Lui si chiama Biagio La Rosa. Biagio La Rosa e fa volteggio. Un grande artista che abbiamo visto nelle varie fiere, la fiera del Mediterraneo del cavallo, da Amelia, ma in giro per la Sicilia. L'ultima volta mi ha detto che lei, quando dice Antonio, quando ci rivedremo vedrai la mia ragazza che farà volteggio. Hai visto? Invece mi ha fregato, perché ha fatto la cosa giusta, perché prima di fare il volteggio. Ci vediamo dopo, ciao. Scuderia Fantasy, sempre presente qui a Vicari. Grande. Belli giovani, da dove arrivano? Belle ragazze. Signora con la maglia rossa. San Giuseppe Iato? Paola, dimmelo tu. Santo Stefano. Thank you.
Maurizio ci ha aiutato fino allo, veramente allo stremo delle forze per realizzare questa cavalcata e non solo, tutte le attività che si sono svolte. La nostra, la, non suggerisco la nome, so che ti chiama Angelica, è vero? Da San Giuseppe Iato, con Nicchio, Nick. Eccomi stasera. Compleanno, facciamo gli auguri a Ramon. Picciamo, ma c'è un applauso che facite. Ah, Nicoletta. Adesso la guarda dei partita. Sumamente. Io non lo so da dove arriva questa domanda. Allora si chiama signor Giustovina, arriva da Montemaggiore. Questa Nanna Faucetta che arriva da Palermo. La nostra mansione brigante, cosa io vi ricordo che voi avrete una bellissima presentazione, presentazione giusta Antonio. Ancora scuderia Scozzari, Giuseppe Vitruzzella che io conosco. Furco!
amici e grandi amanti del cavallo, famiglia Pravtà, grazie ancora per essere qui, per stare con noi. Penso che...
grazie a lei. Delle cavalcate qui a Vixi. Questa cavalla famiglia Oliveri, ma è una cavalla molto 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 bella. È una cavalla che è stata presente in gran parte delle sfilate. In questo momento c'è. E allora vediamo chi arriva, mi raccomando. Stella Cutrone, Antonella, arriva Sant'Angelo Muxaro, lontano, come si chiamano? La cavalla si chiama Melina. La mascherina, la mascherina.